Conta fino a 5. Vai! No! 1, via! Ecco, Diego, ma ti sei fatto male? Sì. No, Diego, ti sei fatto male veramente? Sì. Fammi vedere. 3, 2, 1. Ciao a tutti, Machete e Machetine. E io sono Mamma Gio. Ciao a tutti, Machete e Machetine. Benvenuti in questo nuovo folle vlog video. Ve lo lascio decidere a voi. Scrivetemelo qua sotto. E chi non l'ha ancora fatto, iscrivetevi. Attivate la campanella e lasciate un bel like. Allora, oggi Diego è a scuola e con mia mamma andrò a comprargli uno skateboard, perché a lui è sempre piaciuto, ma non sa andare. Scusate. Quindi, ma... Chiara, oggi che cosa faremo? Insegneremo a Diego ad andare sullo skateboard. Io so andare, però ragazzi. No, cos'è che tu sei capace a fare? No, veramente. Vabbè, ragazzi, bando alle ciance. Ecco. Come al solito mi ha fatto cadere. Bando alle ciance, ragazzi, stiamo andando a comprare lo skateboard a Diego perché è una super sorpresa che abbiamo intenzione di fare io e la mia figliolina Chiara. Quindi, ragazzi, voi sapete andare sullo skateboard? Chi è capace me lo scriva qua sotto nei commenti, perché mamma è super curiosa. Vabbè, andiamo a scegliere lo skate e lo scegliamo insieme a voi. A comprare lo skateboard. No, come si dice, ragazzi? Skate. Ok, si dice skate. Andiamo a comprare lo skate per Diego. Sono abbastanza eccitata per Diego, perché se cade, se ho male, lo portiamo all'ospedale. E allora, punto 1, non deve cadere. Punto 2, tu mi hai detto che sei capace ad andare, quindi li insegnerai tu a Diego ad andare sullo skate. E punto 3, sicuramente Diego sarà bravissimo, imparerà subito e saremo super fieri di lui. Mamma, ma sei un broccolone e cade subito. Non cade, Diego, stai tranquilla, dai, andiamo alla ricerca dello skate perfetto per Diego. 3, 2, 1, ciao, si gira. Chiara, siamo arrivati quasi? Adesso che cosa prendi? Le scale? Sì. No, voglio stare. Ma quando apre? Amore, è ancora chiuso, alle 3:30 apre. Andiamo. Sei già. Cosa stai facendo? Ah, tu vai giù e io vado su. Ciao! Chiara! Ma no! Ciao! E allora, smettila e vai! Allora, sai già di che colore sceglierlo? Non appoggiarti che è sporco. Cosa? Lo skate. Che colore lo vorresti prendere a Diego? Rosa. Ma smettila, no, parla seriamente. Vabbè, andiamo a scegliere. Siamo entrati. Vai che non abbiamo tempo, dai, che no, tra poco esce. Però anch'io prendo qualcosa. Allora, fai una cosa. Io vado nella mia. Vai, tu vai e io scelgo lo skate per Diego, che gli skate sono qua sotto. Questo mi sa che è gigante per Diego. Questo qua è piccolino e mi sa che alla fine... Eccolo qua, ragazzi, trovato. Guarda, che ne dici? Chiara, perché quella faccia? Non mi piace tanto. Ma c'erano gli altri che erano giganti. Secondo me questo per Diego va bene. Sì, bellissimo. Cosa stai facendo? Chiara, dai, prenditi quello che vuoi e andiamo. Ragazzi, che ne dite? Secondo me è molto carino. Vabbè, Chiara ovviamente come solito non mi dà soddisfazioni, dice che non le piace. Vabbè, adesso finiamo, terminiamo. Andiamo a prendere Diego e vediamo lui che cosa ne pensa. Fammi vedere cosa hai comprato alla fine tu. Unghie. Unghie, sempre solo unghie, la casa piena di unghie. Ma posso una collanina? No, basta. No, già ieri abbiamo preso gli orecchini. No. Ragazzi, skate comprato. Chiara ha comprato un mucchio di cose, è vero Chiara? Chiara, fai l'offesa ora? Mascherine ne hai comprate una ventina di mascherine, non so che cosa te ne fai, comunque. Vabbè, no comment. Ah, e se non ti piacciono perché te le sei prese troppo strette o troppo larghe, te le metti lo stesso per andare a scuola. Ok? No, che sia chiara la situazione. Andiamo a prendere Diego a scuola. Chiara, glielo porti tu a Diego? Ma lo sai che se non gli piace do che la colpa a te? No, cosa stai facendo? Chiara, cosa fai? Allora, fai una cosa, mettiti lì. Chiara, mettiti lì nascosta.
No, sicura? Vediamo un po'. Appena esce. Vediamo, vediamo, vediamo. Chiara, guarda che se non le piace è colpa tua, eh. Bugiarda! Quella era la miscola in fondo. La sì, cisa. Metà tutto e tutto ha mangiato. Eccoci qua. Diego. Ciao! Perché l'hai mangiato? Perché? Perché è un regalo! L'ha scelto Chiara! E per te? Sai perché per te? Lo sai perché? Sai oggi io e Chiara cosa abbiamo deciso di fare sulla tua pelle? Scoglia. Eh? Andare sullo skate! Sì! Vai, su, subito! Ciao, no, mamma. Aspetta, che c'è anche l'etichetta, no? No, mamma mia. Allora, dato che è la prima volta che andiamo sullo skate, io, ci vado. Forse andiamo sul lungomare che è meglio. Ti faccio vedere come vado io. Sì, dai, vediamo come cade. Dire. Davanti, ok, abbiamo capito. Sì, basta, vuoi far tanto l'esperta, ma mi sa che... Diego, è capace o non è capace, Chiara? È capace, ma però perché ci sono delle buche e si fa male. Bravo, quindi guarda, andiamo sul lungomare, dove è tutto bello liscio. Andiamo? Vabbè, allora, Diego, prenditi il tuo skate nuovo e andiamo in macchina che andiamo sul lungomare. Allora, ragazzi, siamo arrivati sul lungomare e come potete notare, mamma Giulia sta cercando di aprire. Mamma, ce n'era uno più bello della banana. E tu cosa hai comprato? Quello del birchetto. Sì, è bellissimo. Non dire che è brutto perché guai. Ah, guai se dici che è brutto. Diego, quanto voto gli dai? 160. L'ho scelto io, bravo. La plastica è stata completamente tolta, quindi puoi tranquillamente provare ad andare. Allora, mettilo di là. Che così va verso Borghetto, sì, vai. Dai, no, provaci. Il piede è sempre qua. Il piede deve essere centrale. No, Chiara, mamma, sbagliato. Perché dove lo metti l'altro piede? Non deve, deve essere poi così, no, guarda. Così mamma si fa, guarda. Perché in avanti ti... cade? No, guarda, infatti non... Vediamo l'esperta di Chiara. No, però qua ci sono i sassi. Vediamo. Ah, brava Chicca. Ok, adesso tocca a Diego. Il piede va messo dove ti ha insegnato Chiara. No, Diego, c'è la panchina. Mettilo proprio dritto, perché se lo fai dritto va a finire laggiù. Ha ragione Chiara, quindi qua. Mettetelo qua, belli dritti. Ok, Diego, allora no, sbagliato. Preferisci essere a destra o a sinistra col piede sullo questo skate? È sinistra e questa è destra. Quale preferisci? Ok, quindi però il piede destro sullo skate. Mettilo tipo qua, dove ci sono i pallini. Ok, bravissima Chicca. E no, no, così va troppo avanti. Dove ci sono i puntini, così. Bravo. Provo a mettere l'altro piede che devo calcolare. No, non ce la faccio. No, guarda. Vabbè, proviamo a farglielo, no, farglielo fare a lui una volta. Esattamente il piede qua, tipo qua dove ci sono. Sì? Allora, incominci a camminare. Ma se vuoi puoi farlo sia veloce che... piano, già. Ok. Ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti chi di voi ha vinto. Se il video di Patemi che è caduta, ve lo lascio qua. Povera mamma. E vabbè, allora ti facciamo una cosa. Ragazzi, Diego, nel allora, mentre che Chiara sta spiegando a Diego come si va sullo skate, mi è venuta in mente una cosa. Per semplificare il modo per imparare ad andare sullo skate. Secondo me, se Chiara gli tenesse la mano nel mentre che lui prova a salire e a spingersi, magari non sarebbe male, forse. Comunque, chi di voi è capace di andare sullo skate? E qual è la tecnica più giusta? Ok, sì. Allora, Diego, prova tu per una volta. Ma no, così troppo vicino lì. Allora fai una cosa, girati e torniamo indietro. Ok, Chiara, bravissima. Rimetti lo skate da dove siamo partiti. Perfetto, mettilo giù Chiara. Ok, ora tocca a Diego. Allora, Diego, sei pronto? Vai sullo skate e facci vedere. Guarda, di destra o sinistra? Provaci. Ah, guarda che c'è un cagnolino. Wow. Avete visto cuccioli? Eh sì, gli piacciono i bambini. Ciao. Wow. Oh, è il primo cane piccolino che vedo che si avvicina senza aver paura, eh? O senza ringhiare. Wow! Olivia, Olivia è una femminuccia!
Saluta i bimbi, dai. Ciao Olivia, alla prossima. Ciao, alla prossima, sì. È carinissima. Vero? È bella bella. Baciata. Hai visto che ti ha salutato? Ti ho salutato, ma lei vuole pure baciare, cammina. Streghetta. Salve, arrivederci, salve. Ah, ma magari lo vuole fare al contrario. Aspetta, piano, 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 piano. Questo piede, vieni, vieni. No, prima prova col destro. Questo? No, deve essere questo. No, qua, dove ci sono i puntini. No, perché se lo cado. No, no, sbagliato. Non devi metterlo qua, ma... devi metterlo qua, dove ci sono i puntini. Ma significa che questo... non devo, te lo dimostro. No, aspetta, keyboard non è Allora fammi vedere dove metti il piedino tu. No, io lo metto sempre questo. Ok Chiara, spostati un attimo che voglio vedere. No, bene Diego, tu hai detto che qua non si mette mai. No, perché cade, bravissimo. No, non l'ho fatto. Io ho detto qua. Ok, senta, proviamo a vedere. Ok, allora 3, 2, 1, allora. Diego, via, vediamo quello che hai, sai fare. Allora, 1. Non cade, stai tranquilla. Vai, vai. Oh. Riprendiamo e fammi vedere come vai per la prima volta sullo skate. Dai, prova a vedere come ti spingi. 3, 2, 1. Allora, prova a darmi la manina che magari sei più sicuro. Allora, via. Spinto. Eh sì, amore, l'ho aiutato solo, stai tranquilla. Ok, da qui non c'è bisogno di mandarlo indietro. Diego, abbiamo tutto questo spazio disponibile. Spingi, guarda che più ti spingi, amore, il piede era troppo indietro. Riproviamo a farlo, bravissimo. Allora il piedino deve essere qua. Quale, questo? Sì, vai. Sì, giusto, vai, spingi, vai, spingi. Ok, bravo, però devi spingere un po', cioè, lo fai un po' di volte. Guarda, conta fino a 5. Devi contare fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. E poi puoi andare. Ah, piano, poi dopo. Come allora, stai imparando, Diego? Sei contento? Sì. Dai, riproviamoci. Cioè, guarda che bello! Ma è bellissimo, c'è il pelo! Bellino, eh? Che bello! Hai visto Diego? Dai, riprendiamo. Dai. Quanti cani? Hai visto quanti? Possiamo buttare pure palline. Ragazzi, adesso lo facciamo un po' esercitare, poi vedremo alla fine che cosa ha imparato Diego. Dopo mezz'ora di allenamento, adesso Diego proverà. Guarda che non c'è più Chiara, puoi provare da solo, eh? Meno male. Vai, allora, 3, 2, 1, vai! No! Diego, non si va così! Riproviamo di nuovo, attenzione! Allora, 3, 2, 3, 2, 1, via! Ecco, Diego, ma ti sei fatto male? Sì. No, Diego, ti sei fatto male veramente? Sì. Fammi vedere. Oh, ma ti sei sbucciato il pantalone! Diego, ma ti sei sbucciato il pantalone! Ecco, sta a vedere che ti sei fatto male. Sì, mamma. Ragazzi, tagliamo un secondo e vediamo che cosa si è combinato Diego. Ragazzi, guardate un po' il ginocchio di Diego, che cosa si è combinato. Diego, ti brucia, amore? Sì. Sì? È meglio che non vi faccio vedere la faccina di Diego, perché alla fine si è fatto male, male, sta piangendo. È meglio di no. Ragazzi, alla fine forse era meglio che mettevamo le ginocchiere, i paragomiti e le polsiere, onde evitare di farsi male. Quindi ragazzi, vi consiglio di fare attenzione a qualsiasi sport praticate, soprattutto quando usate lo skate, il monopattino e i pattini, perché io l'altra volta mi sono fatta male e stavolta Diego si è fatto di nuovo male. Quindi ragazzi, che dire, vediamo e speriamo che non gli faccia più male a Diego. Ti fa male, amore? Fammi vedere se zoppichi. Ti fa male? Vabbè, allora fai una cosa, mettiti ancora un po' seduto, siamo ancora a 10 minuti, va? Ok, allora Diego, dimmi un po', sei dispiaciuto di esserti fatto male? Sì. Però sei contento di aver imparato ad andare sullo skate? Sì. Sì, cosa? Oh, che musino triste. Stavo facendo un esperimento. Che esperimento stavi facendo? Vieni. Sì.
Sì, vabbè, Diego ha ancora male, adesso tra poco verrà anche lui. Ragazzi, ci vediamo un prossimo video. Domani, ok. E Diego, tu come stai? Benissimo. Ah, mi stavo già cominciando a preoccupare. A parte che abbiamo rovinato i pantaloni, Diego. Io è meglio che non commento. Vabbè, ragazzi, tranquilli, ci vediamo domani al prossimo video e... Ciao!